Buongiorno ragazze. Oggi parliamo del tema delle molestie morali, appoggiandoci a una valida autrice, si chiama Marie-France Hérigoyen. Trovate anche un brano estratto da un suo famoso testo intitolato Molestie morali, in cui va a specificare bene che cosa si intende per questo termine. Marie-France Hérigoyen è psichiatra, psicanalista e psicoterapeuta familiare, quindi un'autrice altamente qualificata, e in questo passo trovate in particolare un caso di violenza indiretta tra coniugi, ma nel suo libro potete trovare altri spunti più approfonditi per riuscire a capire meglio la definizione di questo concetto. Marie-France Hérigoyen definisce le molestie morali come il processo di distruzione psicologica costituito da manovre ostili aperte o nascoste da parte di uno o più individui ai danni di una vittima. Chi è intorno non interviene. E gli aggressori colpevolizzano la vittima senza aver nessun senso di colpa. Ecco, si crea, capite bene, una dinamica perversa. Infatti, la Irigoyen chiama il carnefice perverso in questo senso, nel senso che è una personalità perversa, cioè attua una violenza indiretta fatta di sottintesi, di allusioni malevole, di menzogne, di umiliazioni, di ribaltamento delle situazioni, andando a farsi passare per vittima. Ma la vera vittima non è il perverso, la vera vittima è chi subisce queste persecuzioni che non sono dirette, sono indirette, però le parole possono ferire, possono fare male quanto la violenza diretta. Parla infatti la Marie Irigoyen di una parola che può uccidere e umiliare l'altro. Lei lo chiama direttamente un omicidio psichico, cioè un andare ad uccidere la psicologia, la mente, la spiritualità dell'altro. Perché allora possiamo chiederci questi persecutori, queste personalità perverse agiscono in questo modo? Il libro ve lo spiega in modo chiaro. Dice: lo scopo di chi esercita la violenza, cioè di chi ha una personalità perversa, è combattere l'identità dell'altro e privarlo di ogni individualità. C'è quindi una intenzione distruttiva. Dice la Marie Hérigoyen: un perverso è perverso sempre, è bloccato in quella modalità di relazione con l'altro e non si rimette mai in discussione perché sminuiscono gli altri per conquistare il potere, visto che sono avidi di ammirazione e approvazione. Ecco, ritroviamo un po' la stessa dinamica del bullismo tra pari, ma qui non siamo a scuola, non siamo tra amici, stiamo parlando di molestie morali all'interno della famiglia o all'interno del mondo del lavoro. Quindi quello che nell'ambito scuola o giovanile può essere categorizzato come bullismo, qui invece viene esplicitato che è una molestia morale.
Perché si è maggiorenni e quindi una volta compiuti i 18 anni, determinati atti acquistano ancora di più gravità all'interno della relazione sociale. Quindi il problema è che queste personalità perverse non hanno né rispetto né compassione dell'altro, né vanno a sentirsi in colpa in nessun modo. Il loro unico obiettivo è distruggere l'altro pur di raggiungere i propri fini. Insomma, i fini giustificano i mezzi, vanno a fare tutto quel che gli pare, l'importante è arrivare al loro obiettivo. Lasciano però vittime, lasciano persone ferite, dice la Iri Guyen, lasciano vite distrutte. E la cosa più grave è l'indifferenza di chi assiste a questi comportamenti, perché questo, indifferenza, rende complici. Se non si dice: fermati, cosa stai facendo? Ti stai comportando male. Vai a essere complice di quella personalità perversa, perché stare zitto in qualche modo accettare quel tipo di comportamento. È un problema però non solo familiare e lavorativo, ma un problema socioculturale, perché abbiamo nella nostra società contemporanea perduto per certi versi i limiti morali che la società tradizionalmente impostata di un tempo invece ci dettava. Abbiamo perduto i limiti religiosi perché ormai pochissimi credono e seguono i dettami religiosi nella età contemporanea oggi. Quindi si deve riuscire a capire che le molestie morali causano un danno psicologico profondo a chi è implicato nella relazione, nelle vittime naturalmente, ma anche in verità in chi è spettatore. Pensiamo a una famiglia dove ci sono dei bambini, i bambini che assistono a scene di questo tipo in cui un familiare tratta l'altro in questo modo e lo distrugge, soffrono perché i bambini capiscono benissimo che si tratta di un comportamento violento, anche se indiretto, ma è un comportamento distruttivo, e quindi anche loro in verità soffrono. Si può arrivare ad una sofferenza tale da sviluppare non solo poi sofferenza morale, ma malattia mentale, forme depressive, forme di disistima profondissime, che vanno poi a sfociare in comportamenti autodistruttivi. Quindi la vittima inizia a pensare di essere veramente così negativa come la personalità perversa gli fa credere di essere. Quindi c'è questa manipolazione e quindi poi si può arrivare a comportamenti autodistruttivi. Li conosciamo: problemi alimentari, problemi di mancanza di cura di sé, problemi di violenza verso di sé, autoagita, quindi, o comunque impossibilità di espansione, di crescita positiva della propria personalità. La violenza domestica è una violenza che si manifesta quindi sul piano fisico, ma anche sul piano psicologico, perché queste forme di manipolazione agli occhi dei figli o agli occhi degli altri vanno a produrre un'immagine della vittima come paranoica, come malata, come persona da non ascoltare. C'è quindi
una perversione affettiva, la chiamano così appunto gli psicologi, che va a creare trasformazioni non solo nella famiglia, ma i sociologi ci dicono anche nei rapporti sociali. Perché? Perché diminuisce la solidarietà sociale e aumenta invece il rischio, aumenta la crisi, aumenta l'incertezza. Perché si generano, dicevamo, episodi di molestie morali, di violenza domestica? Beh, sicuramente una incapacità di sentire, di empatia, quindi un'anaffettività appresa sin dall'infanzia, ma anche una trasformazione dei ruoli sociali. Pensiamo al ruolo della donna oggi, che è molto diverso rispetto alle donne di un tempo, e quindi una crisi dei ruoli familiari perché l'uomo, il maschio della famiglia, vuole continuare ad avere il potere, a dominare, a comandare, ma oggi non è più così. Con la parità dei diritti tra uomo e donna, il potere va gestito in modo pacifico, democratico e condiviso. Bisogna imparare a negoziare, a mettersi d'accordo. Gli uomini con le donne e le donne con gli uomini, è una cosa biunivoca, vicendevole. Un altro problema importante è quello dello stalking. Che cosa vuol dire stalking? Stalking viene dall'inglese, letteralmente significa seguire di soppiatto, perché è una terminologia dell'ambito della caccia e quindi, diciamo così, seguire di soppiatto la preda da parte del cacciatore o da parte del cane da caccia, e quindi è un comportamento persecutivo che è protratto nel tempo e che va a creare uno stato di ansia nella vittima notevole perché, proprio come una preda, la persona si sente sempre seguita, sempre braccata, sempre in uno stato di pericolo. Per quel che riguarda il reato di stalking, c'è l'articolo 612 bis del codice penale che considera stalker, cioè persecutore, personalità perversa, se vogliamo utilizzare la terminologia psicologica e non giuridica. Lo stalker è un molestatore assillante. Che sia uomo o donna non è indifferente, ma ha condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Ecco, quindi capiamo che sovente lo stalker non è uno sconosciuto, è qualcuno che fa parte della famiglia o che ha fatto parte della vita relazionale di quella persona, un ex fidanzato, un ex marito. Quindi questa persecuzione può avvenire anche attraverso il web, quindi in forma digitale, con SMS, con chat, con forum, con social network, quindi si vanno a manipolare le immagini, diffondere video offensivi, insultare, dire cose spiacevoli, calunniare, diffamare, come dicevamo nelle lezioni precedenti. È questo un problema grandissimo nella nostra società oggi e bisogna imparare a difendersi. Quindi anche qui, se l'atteggiamento, il comportamento è ripetuto, bisogna andare alla polizia postale e denunciare, soprattutto appunto sto parlando del caso di internet.
Ecco ragazze, quindi vediamo la lettura sulla violenza perversa nelle famiglie in cui l'autrice va a spiegare che con una manipolazione psicologica l'aggressore perverso riesce a farsi passare per vittima e la moglie, poverina, afflitta da un grandissimo senso di colpa e con una grande paura di restare sola, di essere abbandonata, va a tentare di resistere in questa situazione. Ma in verità, ecco, questo matrimonio, 30 anni di matrimonio, sono stati per la sua mente, per la sua psiche, veramente distruttivi e hanno lasciato in lei solo tanta sofferenza, tanta rabbia e tanta vergogna. Vedrete, leggendo il caso di Monique Lussier, che Lucien a un certo punto ha una relazione e vorrebbe continuare tranquillamente a gestire questa relazione con tutte e due le donne, mettendo a conoscenza la povera Monique della presenza dell'amante, anzi voleva addirittura far incontrare Monique all'amante sotto di un scellerato psicanalista che non si capisce come mai abbia consigliato una cosa del genere, mi sembra veramente strano. Ma questo è un caso realmente accaduto. E poi va a dire la Marie France: sembra che neppure per un istante Lucien si sia posto il problema della sofferenza di sua moglie, cioè lui è convinto di agire bene, che la moglie soffra. Non lo può minimamente neanche sfiorare nell'anticamera del cervello. Quindi lui è convinto ancora, dopo tutto il male che le ha fatto e i comportamenti eticamente scorretti che ha assunto, di avere ragione. Lui si libera della responsabilità di decidere della separazione e va a tormentare la moglie a tal punto in modo che sia lei a prendere questa decisione. E alla fine alla moglie resta rabbia, resta vergogna e l'odio che lei per anni aveva mantenuto mascherato in fondo a sé viene pian piano fuori alla luce, simile a un delirio di persecuzione. Quindi ad un certo punto l'aggressore va a screditare così tanto la povera Monique, spingendola a comportarsi in modo condannabile. Va, insomma, a farla passare addirittura per malata di mente. Povera Monica. Va bene, ragazzi. Questa lezione pesantissima, dal punto di vista psicologico, conclude qui. Mi raccomando, cercate di stare bene. La vostra professoressa Floria vi saluta sempre. Un grande saluto. Ciao.